Radio Vacanze. E benvenuto, bentornato, io sono Gianluigi Leoni e questa è Vacanza alla Radio, il programma radiofonico in onda ogni mercoledì in diretta qui dagli studi di Radio Vacanze. L'agenzia Viaggi Vedo la ringraziamo che ci ospita come sempre tutti i mercoledì sera, noi siamo qui in diretta con voi. E ti ricordo subito i numeri per entrare in contatto con me, che sono il 320 46 87 503, il nostro portale www.radiovacanze.com, trovi tutte le puntate dei podcast precedenti, la possibilità di iscriverti al canale Telegram, al canale YouTube e mandarci un messaggio Facebook, qui che leggiamo anche in diretta. Stasera grande puntata con me, ospite speciale, la nostra amica Maria Grazia Sartirana, blogger di Godi di la Vita in Cor di Milano. Ciao. Ed eccoci, allora cominciamo la nostra puntata parlando e raccontando la trasmissione, che si collegherà ovviamente in esterna con Soriano del Cimino. Parleremo con il nostro amico Michael, della presidente della Confartigianato del Lazio, e poi con Alessandro L'Orafo e Antonio, il nostro amico di Casal Pilozzo, e ancora tanti altri ospiti, Alitta Tony Family, e soprattutto la nostra Bianca Drusiani, che è qui al fianco a noi. A banda alle ciance, diamo subito la linea a Michael, che ci parla di questo evento importante. Michael De Nero, presidente della Confartigianato del Lazio, e ci illustra l'evento. A te, Michael. Un evento molto importante per Confartigianato Lazio, che quest'anno si svolgerà presso la fonte di Palazzo Chigi Albani a Soriano del Cimino. E il 25 settembre ospiteremo il premio Lazio che lavora 2020, a cui parteciperanno tutti i presidenti provinciali di Confartigianato Lazio. Premieremo 5 artigiani che si sono distinti nella nostra regione nelle varie categorie: donne, giovani imprenditori, start-up, pensionati, e daremo anche un premio alla memoria. Ci sarà anche una tavola rotonda a cui partiranno esponenti sia del mondo artigianale che del mondo politico. E all'Atere ci sarà un mercatino di artigianato artistico con artigiani provenienti da tutta la Tuscia, tutti associati al Confartigianato, che saranno presenti anche il 26 settembre, giornata in cui faremo nella mattina un evento legato alla prevenzione dell'Alzheimer, perché voglio ricordare che il Confartigianato svolge un ruolo molto importante anche nel sociale, Gianluigi. Certo. Mentre nel pomeriggio e nella sera ci sarà una tirata di abiti da sposa, a cui parteciperanno aziende associate al Confartigianato che hanno bisogno in questo momento, in cui il wedding è uno dei settori che ha risentito di più nel 2020 a causa del Covid, di essere rilanciati. Infatti, oltre alla tirata, presenteremo anche alcune location associate al Confartigianato del Viterbese, e saranno presenti alcuni saloni che si occupano appunto di... Radio Vacanze sarà felice di stare lì con una postazione per darti una mano e per fare qualcosa di veramente buono. Allora, intanto ti lascio al tuo lavoro, cioè, mi porto anche Bianca, guarda, proprio perché non è... Vedi chi sono, però. Ah, ma vieni ai miei microfoni, vieni qua vicino a me. Buonasera. Sera. La senti? Io mi occupo di Destination Wedding, sono la persona, l'artefice dal 2010, che con De Marchi Registrati ha messo insieme il Wedding and Travel e fa venire sui territori proprio nella filiera corta, quindi la mette a sistema per far venire i gruppi turistici dedicati al destination wedding e non solo. Hai capito chi ti porto? Allora, assolutamente non potrai mancare al nostro evento del 23 settembre. Siamo partner con l'Enit, eccetera. Ecco, a posto. Può tornare seduta. Può tornare seduta. Credo che a questo punto dobbiamo per forza venire anche io e il Gechino. È previsto un premio per i Gechino? Certo. Hai capito che banda di Radio Vaga? Qui ridono tutti, sono veramente, è veramente una bellissima puntata. Allora, io intanto ti ringrazio, poi andremo a parlare con Alessandro e alla prossima. Allora ci sentiamo per il 26. Un abbraccio e buone cose. Ciao. Eccoci, allora un piccolo stacco per noi velocissimo e andremo a chiamare appunto il nostro Alessandro Orafo e soprattutto grande amico di Radio Vacanze.
vediamo se la regia ce la fa, ma ce la fa, ce la fa, ce la fa. Sì, dai, ma ce la dai, fa. Sì, aspetta. 20 vai, secondi, dai. Vai, ed eccoci qua con lo spot. Gianluigi Leone. Ed eccoci tornati in diretta con il nostro squillo per Alessandro. Alessandro, benvenuto a Radio Vacanze, come stai? Buonasera, grazie, bene. Anche tu, da quella che è di Soriano, ma ricordiamoci che la tua professione è quella dell'orafo. I saluti, ciao, di Maria Alessandro. Grazia. Vedi, qui non siamo soli, qui, qui c'è un coro. Ciao, ciao a tutti, Siamo qua in tantissimi stasera. Tutti veramente, ci vorrebbe una foto, Miro. Miro, fai la foto, fai da tutte le foto che... Okay. Allora, Miro, scusami, sì, Miro, Miro io lo metto sempre in mezzo, ormai sta in pensione, vabbè. Allora, Alessandro, hai due minuti per raccontare, ma poi quando sarò lì il 26 vedrai, avrai tutto il tempo per fare due diatti alla Radio Vacanze. Che cos'è la tua professione di orafo? Che cosa ti ispira di più? La mia professione di orafo è la classica professione che si tramanda da generazioni, perché mio padre già era orologiaio, perciò stavamo nel campo. La passione è nata proprio per questo, sicuramente. Certo. Ho fatto una scuola orafa romana con un maestro che faceva gioielli per il Vaticano, e circa 30 anni fa, anche nell'85. Non parlare di anni, che c'è Antonio, sono 50 anni che fa il contadino e il vino, diciamo, non parliamo di età, va bene così. Anche perché qua comunque il mezzo secolo l'abbiamo passato tutti. Mi fate sentire ancora più vecchio. No, qua parliamo di mezzi secoli, così come se niente fosse. Botte da 50, esatto. Così alla grande, capito? Vabbè. Ma io ero molto giovane. Ah, ecco, vabbè, allora ti perdoniamo. Comunque mi raccomando, noi ci teniamo che tu faccia, io poi farò vedere le tue creazioni a Maria Grazia Sartirana, che ti aiuterà a canalizzarle presto, sai, lei è seguitissima, 60.000 persone non la sopportano più, ogni tanto tornano indietro le mail, basta. Certo. Troppo, non ce la facciamo sarà più. Sarà molto interessante proporre le tue creazioni. E va in Giappone e gli scrive. Certo. Gli scrive. Capito che voglio dire? Cioè, ce n'è di tutti i colori. Allora, questa è la nostra chiacchierata. Dunque, mi raccomando, preparati bene. Questo è soltanto un piccolo assaggio di quello che è Radio Vacanze, ma noi saremo con te il prossimo 26 e ne riparleremo ancora. Va bene? 26 settembre saremo lì con te e ci faremo un sacco di risate con tutta la truppa di Radio Vacanze, va bene? Ma certo, tanto qui saremo sempre tra amici. Esatto. Allora salutaci Carlo Foghetti, che ci ha messo in contatto, la popolazione, quella di Soriano, anche il maresciallo dei carabinieri Paolo, che ci ha ascoltato, e noi vi vogliamo un mondo di bene, sicuramente, e io non faccio altro che metterti un bellissimo brano di una nostra amica viterbese, pensa un po', Smarties, con il suo brano, diciamo che te lo dico in italiano, Black Cap, atterraggio senza flap, e godiamoci la vita. Ciao, buonasera a tutti, ciao. Allora buona serata, ciao. Sono un atterraggio senza flap, perché la primo respiro dopo la pea. Vuoi una bella bugia o la verità, e credimi, sono tutto quello che non vuoi. Beviamoci un altro bordone. Tanto domani lo so, non ti rivedrò. Non sono la tipa che cerchi, non sono quella che pensi. Tu bevi, io fumo solo lemonades, baby. Tu come me credo, io me niente. Sei lontano un chilometro, tu sei al primo giro, io al quarto. Darling, non mi accontento, we beat it up. Allaccia la cinta, we never play. La primo respiro dopo la pena. Vuoi una bella bugia o la verità?
occhi da sopra di me. Se mi vesto bene non lo faccio per te. Stasera niente tacchi, ballo fino alle tre. La pista è tutta mia e delle mie girl. Ma mi sto in giro da un po', non puoi sempre dirmi di no. Cerchio la testa, la semipesta, voglio le mie headphones. Voglio le, voglio le, voglio le mie headphones. Sono un atterraggio senza feb, becche la primo respiro dopo la pea. Vuoi una bella bugia o la verità? E credimi, sono tutto quello che non vuoi. Un'esperienza unica, rigenerante, a contatto con la natura e con il buon cibo. Prenota il tuo soggiorno in castello al Paradiso delle Re ad Arcevia, in provincia di Ancona, immersi nella tranquillità e nel verde delle sue campagne. Fiore all'occhiello dell'offerta, la serata a Re e Regina, che include i costumi d'epoca medievale. Vivi l'emozione unica di una vacanza nel tuo regno. Per informazioni o prenotazioni, contatta Viaggio e Vedo allo 06 41 03 636 o scrivi a gianluigi@viaggioevedo.it. Minuccio Saponato a Paiso! Grazie! Tu devi andare da un amico mio, una persona fidata, che frega tu non te ne dà! Sarà a Roma, sta! Gianluigi Leoni! Radio Vacanze! Bravo, quella lì! 5. I continenti da visitare. 4. Le stagioni dell'anno. 3. I viaggi da fare in 12 mesi. 2. Le valigie da preparare. 1. La radio da ascoltare. Radio Vacanze. Se lavori nel settore turistico, la tua radio è Radio Vacanze. E benvenuti o bentornati in questa seconda parte di Radio Vacanze con il programma Vacanza alla Radio. Alla mia destra adesso siete la nostra Irene. Ciao Irene. Ciao a tutti, buonasera. È arrivata Irene Giramondo, che tutti i venerdì alle 17 viene in diretta con voi a farvi compagnia con i valigiosi, i suoi racconti, le sue scoperte. Il territorio sta raccontando molto bene l'Italia, devo dire che anche sul circuito di Radio Vacanze con le altre radio, che saluto e ringrazio, la nostra Roberto De Angelis, RD Radio 1, Giulio con Street Radio, hanno veramente apprezzato il programma di Irene. Bravi Irene, complimenti. Allora, grazie. Noi stiamo per chiamare la nostra, come si chiamano? Vai. Le Franca Girls, ecco. Betty e Roberta. Eccoci qua. Allora, come sempre, no, abbiamo parlato della nostra, sì, amica, adesso noi le regine delle creazioni artigianali, sì, penso proprio delle maschere di Venezia. Io ho visto non avevo mai visto delle attività così. Ciao, eccola Betty. Betty, buonasera. Ciao, benvenuta alle Vacanze. Senti chi c'è. Buonasera. Eccola qua, la tua amica Irene è dall'altra parte del microfono. Ciao cara, Irene. Buonasera, ciao. Buonasera, ciao a tutti. Gianluigi era curioso di sapere come ci eravamo conosciute. Io voglio dirlo, voglio dirlo perché sì, è la verità. Visto che io gli ultimi 3 anni della mia vita li ho trascorsi a Venezia per motivi di lavoro, lo dico, sono proprio, certo, mentre passeggiavo per Venezia sono rimasta proprio attratta, colpita dalle vostre creazioni artigianali, quindi passeggiando per Venezia sono rimasta proprio attratta dalla vetrina che avete, insomma, quindi che abbiamo in campo, che avete, sì, sì, e niente da dire, l'ho visto anch'io, questo. Stavamo facendo una maschera di gatto con la faccia da gatto, esatto, quindi sono entrata proprio nel momento in cui creavano questa maschera con, insomma, Guarda, c'è la Maria Grazia Sartirana, la nostra blogger milanese, che vorrebbe una maschera da Geco. Da Geco la dobbiamo fare, non ti preoccupare, dobbiamo... che lei viene a Venezia, si porta il pupazzo, tranquillo. Va
bene. Guarda, guarda che bene. Il Jego è, è lui il blogger, è andato in Giappone, è in Cina, è, cioè praticamente ci sia qualcosa da in vedere, tutte le parti del mondo. Sì, no, no, ma lei guarda, dico, con i suoi 60.000 follower dicono basta anche loro, perché sta sempre in giro, insomma, un po' per rosicare, un po' per, no? Ma d'altronde fa, anche Irene non è che ne è da meno, a parte questo periodo così, anche lei c'ha il passaporto ormai come la tombola, è tombolato. Allora, ma invece di prendere tempo, diamo tempo a lei, allora raccontaci tu che cosa vuol dire per te questo lavoro, no? Che è importantissimo. Beh, questo lavoro è la creatività. Si prende, vabbè, si fa la maschera, perché molti negozi prendono le maschere già fatte. Noi invece proprio le facciamo, prendiamo il calco, la carta lana, la colla e si fanno tre strati su questo calco, su questo, diciamo, stampo per creare la maschera. Poi si aspetta il tempo di asciugatura, si stacca, si tagliano gli occhi, se è una maschera, diciamo, da carnevale da indossare, o altrimenti si decorano sopra senza tagliare, senza i fori degli occhi, ecco. No, beh, io mi era venuto in mente che un cliente ha la faccia come il posteriore, voglio vedere come si fa la maschera. È tremendo, no. Gianluigi, no. Quello è un po' difficile, perché comunque sia, se si deve prendere una la maschera misura per farla si deve fare proprio la colata, si mette tutto impiastricciato la faccia con la cannuccia per respirare e si fa il calco, diciamo, personalizzato. Cioè, però ne vogliamo due. Una la voglio io con la faccia di Geco e Geco vuole la mia faccia invece. Tanto guarda, gli diamo sicuramente, intanto diciamo bene l'indirizzo di dove stanno le ragazze. Betty, specifica. Io te do l'indirizzo. Certo, a casa mia lo so dove sono, ma tu a casa, dove ti vengono a trovare a Venezia? Allora, se voi venite a Venezia, fate il giro per Piazza San Marco e vi trovate sul campiello dopo della piazza, che si chiama Campiello San Giuliano. È un negozio un po' particolare perché ci sono due entrate. Guarda, una che del campiello. Quindi qui di normale non c'è nessuno, dal più piccolo al più grande, quindi di normale, guarda, da quella più giovane che è Irene al più anziano che è Antonio, di normale mi sa che c'è poco. L'importante Betty, magari prendono come riferimento, c'è anche la chiesa di San Giuliano proprio all'angolo, sì. Quindi prendono come riferimento la chiesa e poi il campo è proprio lì dietro, insomma. Sì, io voglio gli spungiotti poi. No, qui c'è Maria Grazia, capito, che già cioè, tornerà a Milano domani, ma io non mi stupirei che in fine settimana te la trovi, a te alza la serata. Una sorpresa. No, che parto per l'Alto Adige, ma per altre bottiglie di vino e quant'altro, ma poi ci arrivo. Ma lo senti, sì, guarda, è terribile. Sì, non sì, la mando. Ma lei, comunque l'aspettiamo. No, lei è partita per il Giappone il 4 marzo, quando qui tutti chiudevano, lei andava. Sì. Pensa un po', vabbè. È stata proprio una bella batosta quella, eh. Lo so, ma tanto lei non c'ha paura di nulla, lei il Covid la schifa, te lo dico io. E fa bene. C'ha bella paura. Tosta. Come no, bella capirai, è milanese acquisita, capito? È una barese di quella che... Però, no, comunque... No, adesso non confondiamo i cavoli con l'altro. Sono viterbese per metà. Ah, ecco, c'è ragione, vedi, perciò bene o male la serata c'è in tema. Senti, una cosa molto interessante, perché poi dopo di te c'è niente, poco di meno la Littleton Family, perché il brano che verrà da te sarà wow, quello del nuovo della Littleton. Dunque, mi adoro. Te la dedica tutta, sicuramente la facciamo con te, perché ovviamente Littleton è qualcosa di eccezionale. Però, e così la Gianluigi, figliola. Prima dimmi. Di chiudere, non concedi, dobbiamo chiudere. Ah, no, vai. Vorrei c'hanno... che lei, perché loro fanno tante creazioni. Hanno ancora quindi 6 minuti che di... magari elencasse. Ah, sei, guarda. Così i nostri ascoltatori sanno quante cose artigianali creano. Guarda, hai ancora 6 minuti tutti per te, guarda. Vai Betty, no. Illuminaci. Beh, allora questo negozio, come vi ho già detto, si trova, diciamo, quasi al centro di Venezia, in Campiello San Giuliano. L'unica particolarità di questo negozio è che ha due entrate, una dalla parte della calle e una da
Cancello Saint-Julien, che è riconoscibile perché ci sono due manichini fuori dalla porta. E poi se venite dentro, vabbè, trovate tante maschere in carta pesta, che sono, diciamo, le originali, poi un po' di ceramica, un po' di cuoio e anche oggettistica di Murano, le famose famiglie che si usavano tanti tanti anni fa, che a Venezia c'erano tantissimi negozi di vetro di Murano con queste famigliette. Che sono le famiglie, scusa, perché io sono un bar. Sono delle famiglie che possono essere dei maialini, delle tartarughine, dei cigni. Mi servono delle... mi servono dei maialini per Montecitorio, secondo me. Ah dai, quelli sì. Quelli sì. Quando viene Irene te li do. Va bene. Bene, 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 mi fa piacere. No, no, io voglio solo i gatti, lo sai, quindi. Beh, sì. Guarda, quando vieni qua, quando tu vieni in negozio, hai la mascherina di quelle che purtroppo si usano adesso, sì. Quelle che tipo la musarivola a forma di gatto. Sì, grazie mille. Che a posto. Allora, la puntata finisce qui, abbiamo sistemato abbiamo sistemato di tutti, no? Poi c'è Antonio che ci parlerà del suo vino, dunque anche lì vedi, no? Qualche cosa qui. Sì. La radio serve proprio a questo, a far raccontare alle persone il lavoro che come turismo fanno tutti i giorni, perché è inutile far parlare, no, i famosi youtuber, cose, cioè persone che magari non sanno manco distinguere la maschera in carta pesta, qual era quella originale, la maschera che portavano anche le sante donne, le dico io, le... come si chiamano le... guarda che a me non viene... La Moretta. Ah, Venezia c'è quella del medico che è famosa. È quella col nasone del medico, sì. Ma le cortigiane, no. Quelle che insegnavano... No, la maschera, la maschera tipica di Venezia è la bauta, che una volta la portavano sia l'uomo che la donna. Sì. L'unica cosa era, diciamo, il tricorno, il cappello di Venezia, che più era alto... bordato di piume, passamanerie, pietre preziose, più la famiglia era nobile. Sì, non stavo pensando a qualcosa. No, mi viene in mente, perché tu più fai riferimento, io penso a Conte, no? La sua borsetta da 80.000 euro era un po' come il piume. È una fake, non è vera quella. Ah, non è vero, vabbè, comunque se c'ha le, se c'ha le penne, va bene uguale. Noi cerchiamo di ironizzare, perché sì, sì, va bene così, però mi piace l'idea che poi la gente non lo sa, ma dietro queste maschere, secondo me, c'è una ognuna ha la sua storia, l'idea, la maschera del pantalone, c'è comunque da raccontare ogni storia, giusto, no? Ah beh, sì, certo. Beh, le maschere, tra virgolette, le più brutte, che sono quelli con i nasoni, sono le più caratteristiche, perché appunto sono della commedia dell'arte. Certo. Diciamo che più conosciuti è il dottore della peste, il pantalone, certo. L'arlecchino, il capitano, poi vabbè, ce ne sono parecchi di personaggi, però diciamo questi sono, diciamo, quelli più conosciuti. Certo, quelli che le raccontano un po' più la storia. Ma senti, c'è cioè ogni categoria di, insomma, i gondolieri avevano una maschera loro, per esempio, oppure chi faceva il pantalone? Non c'è qualcosa di che poi rispetti alle categorie di lavoratori, diciamo, quelli più simboli di Venezia. No. No, assolutamente, il gondoliere proprio non porta la maschera. Anzi, ai tempi vecchi, il gondoliere era il Latin lover. Cioè, tutte le donne che volevano fare il giro in gondola si trovavano questo bel gondoliere. Ho capito. Dunque, mettere la maschera mi sembra non sia bello, ecco. No, no, pensavo che avesse la categoria. Vabbè, la maschera a forma di remo, sai, il gondoliere. Comunque, che c'è il remo. Comunque i turisti, questo lo confermo, sono attratti dalla maschera del medico, per il fatto di quel nasone lungo. Sì, perché è da per tenere a distanza i pazienti durante però la peste. Però loro, no? Loro la prima cosa è la maschera che colpisce di più, insomma, che... Ne conosco qualcuno che non c'ha bisogno della maschera. sta già bene di suo. Comunque poi ci divertiremo ancora a montare i video che ci hanno mandato, perché ci sarà da divertirsi anche sì, lì. Sì, eh. Sì, sì, io ho già pubblicato. E beh, fatto benissimo. Senti, mi dici un po' per favore dove ti possono venire a trovare, sui social, sito, qualcosa per farci anche raccontare. Allora, vabbè, sul social abbiamo la pagina di Facebook che si chiama San Marco 594 Franca Girls. Ah, ecco, ne manca di che è difficile proprio, capito, né più né meno. Molto semplice, mentre quella il sito là, web... diciamo,
E poi, vabbè, come... No, per il momento come social abbiamo solamente la pagina Facebook. Esatto, quella che poi uno riesce a seguire, certo. Stiamo allestendo un sito dove, dove trovate, diciamo, le maschere. La misura, con cosa è fatta, foglio oro, foglio argento, tutte quelle cose là. Però per il momento ci trovate solo su Facebook, nella pagina Franca Girst. Ma io sono convinto che troverà come si dice, un sodalizio con Maria Grazia, che già sta vedendo lì su Facebook quello che è. Già ti ha quadrato la blogger, perciò preparati a ricevere una visita di quelle veloci, ma che ti cambierà l'esistenza, perché una volta che conosci Maria Grazia è finito. Ti chiederò lui bene. Per quanto riguarda il pernotto e dove andare a mangiare gli spunciotti, oltre che indossare le tue maschere. Hai capito? Sì, sì. Guarda, ci sono anche dei bei ristoranti qua a Venezia. Se poi ti piace il pesce, ti capita proprio bene. Vedi, non c'è niente da fare, ma Radio Vacanze è fatta in questa maniera. Senti, noi comunque poi ritorneremo a parlare con loro, questo è soltanto un primo appuntamento, perciò quando vuoi, che magari hai qualche creazione o qualcosa di nuovo da raccontare, a noi ci fa solo che piacere, giusto? Certo. Allora rimani in ascolto con noi, perché il prossimo brano dopo l'intervista alla Little Tony Family sarà dedicato a te. Intanto i saluti miei, i saluti da parte di Irene, se io devi dire qualche altra cosa. Ciao cara, spero presto di poter tornare a Venezia a trovarti. Sono là, ti aspetto. Non hai... Cade, volentieri. Non avevamo dubbi. Anzi, scusa, vi voglio dire, certo. Se qualcuno si trova a Venezia per le vacanze, visitate il negozio di Le Franca Girl, perché veramente vale merita. Sì, veramente merita. Sì. Io ci ho fatto la locandina del programma. Bravo. Grazie, molto molto gentili. Ma è il minimo, tanto l'ho detto, agenti di viaggio non vanno in paradiso, perciò se fanno qualcosa di storto non ti preoccupare, sono sempre perdonati. Certo. Allora un abbraccio, alla prossima, saluta anche Roberta, noi che non l'abbiamo sentita, ma bisogna salutarla, giusto? Certo. La prossima volta ci sarà anche Roberta. Allora va bene, allora ci risentiremo in una delle prossime puntate. Intanto un abbraccio e un saluto, alla prossima. Ciao Betty, ciao anche Roberta, a voi, buona ciao ragazzi. Grazie, tu devi andare da un amico mio, una persona fidata, che frega tutto, te ne dà. Sta a Roma, sta Gianluigi Leoni, Radio Vacanze, bravo, quella lì è. 5. I continenti da visitare. 4. Le stagioni dell'anno. 3. I viaggi da fare in 12 mesi. 2. Le valigie da preparare. 1. La radio da ascoltare. Radio Vacanze. Vacanze. E bentornati in diretta con Gianluigi Radio Vacanze. Siamo per chiamare la Little Tony Family e il nostro amico, come sempre, Angelo ci aspetta per una chiacchierata in prima persona, e ci racconterà il suo brano in maniera stupenda, questo wow, questo nuovo brano della Little Tony Family che ha... Sì. Angelo, bentornato, come stai? Bene? Eccolo. Qui c'è... Sempre in allegria. Noi qui sempre. Allora, dall'altra parte delle cuffie, di fronte a me, c'è Bianca Trusiani, che è Wedding Planner ed abita a Bagni di Tivoli. Allora, io mi chiamo Bianca Trusiani... Sono di Tivoli Terme, nata a Tivoli, e non faccio la wedding planner, ma mi occupo di turismo. Io la sfotto sempre. E mi sfotte sempre, da 30 anni ci sentiamo, quindi siamo compaesani. Hai capito? Non solo, c'è Antonio, che invece è di Casal Pilozzo, il famoso agricoltore che ti dicevo prima, lui dice sempre contadino, che addirittura ha una storia che sentirà, che riguarda Little Tony. Hai capito? No. Qui c'è
Cos'era che volevi dirmi, Antonio? Vieni, che lo metto qui a fianco a me, al microfono. Ho il piacere di essere amico di Tony da quando era a Monteporzio. Ah, senti che ti sta raccontando, Angelo. Che è la Little Tony Family, Angelo. Ah, salve. Io sono Antonio Pulcini di Monteporzio e ho avuto il piacere di essere amico di Tony, come di Enrico anche, quando abitavano a Monteporzio, parlo di 60 anni fa comunque. Ti ha sentito. Ho avuto il piacere di fare con lui il primo film che ha fatto Tony al De Paolis, dove la canzone che cantava sopra era mia opera e mia di un mio amico. Hai capito? Ma pensa un po'. Quante circostanze. Non è una cosa da poco, assolutamente, ci mancherebbe altro. Certo. Allora, invece, torniamo a noi, parliamo della tua canzone Wow, questo ultimo brano che dà un inno alla vita in questo momento veramente particolare. Come ci stupiamo ancora. Ti fa gli auguri Antonio. Ti ha fatto gli auguri Antonio. Grazie, contraccambio. Ma allora, diciamo che in questo momento terribile e tragico, perché malgrado le vacanze che ci facciamo, cerchiamo di fare, abbiamo sempre notizie insomma che poco ci confortano, nel senso che avere queste cose, questi contagi, gente che va in vacanza, ritorna, gente bloccata nei villaggi turistici, è veramente una cosa insolita e purtroppo ti lascia un po' così. Perplesso. Sicuramente ti dà. Che succederà adesso in inverno quando le influenze vanno a sapere. Speriamo bene. Quindi wow è un'esclamazione di ripresa per tutti quanti. Insomma, un po' come faceva Fonzi, no? Dal colpo sul jukebox e dice wow, adesso ricominciamo. Speriamo che sia di buon auspicio. Ma certo, ma ci mancherebbe altro. Noi siamo ben felici, come sai il maestro e il presidente della banda ti hanno invitato a Soriano e sono anche in ascolto dall'altra parte, perciò li salutiamo insieme a te. E saremo in tanti. Guarda, stasera faccio difficoltà a controllarli, ci vorrebbe un domatore, capito? Due signore, la terza è fuori e qui c'è Maria Grazia Sartirana, blogger di Goditi la Vita con i suoi 60.000 iscritti, è un wow. Capito come sto messo? Tutti, anche con Geco. Capito? Cioè, qui è stasera mi arrendo. Wow, anche da Geco Gaudenzio. Mi arrendo all'evidenza, Gaudenzio. Guarda, è una cosa di quelle. Evidenzia come Gaudenzio. Personaggi non indifferenti. Guarda, l'unico che è stanco è Miro, che è appoggiato da una parte, che è andato in pensione da poco e si sta godendo un po', dice, ma guarda un po', faticavo di più quando lavoravo, capito? Poi, stiamo faticavo meno quando lavoravo. No, ma vabbè, perché qui ci sopporta tutti, dunque stasera l'agenzia e la radio è piena, sono molto felice perché c'è tanto ancora da raccontare, poi torneremo a Soriano, poi abbiamo la storia di Antonio da raccontare e vale veramente la pena. Senti, un'altra cosa ti volevo dire, l'ispirazione per questo brano, quando l'hai avuta tu? Allora, il brano è di Davide De Marinis, che è un carissimo amico, con il quale abbiamo durante il lockdown fatto, che lui ha scritto un brano che è appunto dal titolo Andrà tutto bene, e la copertina del disco l'hanno fatta i figli di Cristiana, i bambini. Baleno e tutto, e quindi Davide è rimasto sorpreso e contentissimo che i nipoti di Little Tony avessero fatto appunto la copertina del disco e l'esclamazione è wow. Allora da lì poi ci siamo sentiti e abbiamo detto perché non facciamo una cosa che racconta la nostra realtà, che sia sempre di buon auspicio, che dia un po' d'allegria in questo momento un po' particolare. Che sicuramente, e così Davide si è concesso, divertendosi a fare questa cosa, ed è nato questo brano che, malgrado ricalchi fortemente lo stile degli anni 50-60, diciamo, è attualissimo, perché comunque la gente trova godimento a vedere sia il video che ascoltare il brano, quindi c'è divertimento, e quindi quando arriva il benessere, quando arriva la felicità, quando arrivano quegli input belli, positivi, funziona. E questo per noi è importantissimo, il fatto che dia 3 minuti di serenità, di divertimento. È che non è una cosa da,
non è una cosa da poco. No, assolutamente, infatti sta per partire il brano. Allora io ti ringrazio di essere stato con noi. Grazie, vediamo a Sodiac, no? Guarda, stanno proprio nel giubilo. Faremo, tu le dovresti vedere. Anni 50, hai capito? Ah, adesso ti voglio vedere come vesti Geco anni 50, sì, sì. No, quello è il problema tuo, io vi faccio i boccoli. Mi ritiro a vita privata, Angelo, guarda. Con la coda gli facciamo. Dimmi. Mi invidio, ci credo. Guarda che siamo pure vicini di casa, sono terribili. Beh, sì, sono... Perché io abito a Mentana, quindi insomma, ecco, se viene alle terme, che ne so. Ti ha già invitato, guarda. Ma Angelo, un concerto. Questo... Ma alle terme però non si possono fare le saune, non si può fare... Non si possono fare... Vero? Senti, guarda. Io la prossima volta che fa qualche evento all'Enite, la Bianca, l'ente del turismo, ti chiamo così vieni a vedere che razza di donna è la nostra Bianca, guarda. Allora, ma io sono felicissimo, Tu lo sai, non devi fare altro che chiamarmi e ci vediamo. Molto volentieri. Allora intanto noi ci sentiamo il brano e alla prossima e grazie ancora per essere stato con noi, Angelo. Che sia un'estate wow per tutti. Ma ragazzi, come no? Wow. Ciao Angelo. Ciao. Stasera andiamo fuori e non torniamo a casa. Poi facciamo tardi, poi vediamo l'alba. Ti porto dove vuoi. Sotto le stelle in riva al mare. Perché lo so, lo sai. Hai sempre voglia di ballare. Ballare rock and roll. Yeah, 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 yeah. Ballare rock and roll. Speciale. Ti piace questa cena, ti piace l'atmosfera. Mi piace star con te, sotto le stelle in riva al mare. Perché sei come me, hai sempre voglia di ballare. Ballare rock and roll, yeah, 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 yeah. Ballare rock and roll. Fuori e non torniamo a casa. E poi facciamo tardi e poi vediamo l'alba. Ti porto dove vuoi. Sotto le stelle in riva al mare. Perché lo so, lo sai. Hai sempre voglia di ballare. Ballare rock and roll. Yeah, 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 yeah. Ballare rock and roll. Yeah, yeah. Grazie, tu devi andare da un amico mio, una persona fidata che frega turno delle date. Sarà a Roma, sta Gianluigi Leoni, Radio Vacanze, bravo, quella lì è. 5. I continenti da visitare. 4. Le stagioni dell'anno. 3. I viaggi da fare in 12 mesi. 2. Le valigie da preparare. 1. La radio da ascoltare. Radio Vacanze. Settore turistico, la tua radio è Radio Vacanze. Ciao Gianluigi, Radio Vacanze. Allora stiamo per parlare con il nostro Antonio, ci fa piacere. Antonio ha le cuffie. Antonio, ci sei? Benissimo. Pronto. Allora Antonio, pronto Pluso, il nostro amico, come posso dire,
chiamavano il contadino, ma in realtà è il maestro del vino, così dicono. Allora, ecco, più vicino al microfono, così perlomeno ci sentiamo anche noi. Eccoti qua, così. Praticamente abbiamo una nostra, abbiamo questa nostra realtà stasera da raccontare, Casal Pilozzo, una realtà produttiva del vino laziale e ovviamente di pregio, che insomma, dire, tre minuti per parlarci di te ce le vuoi raccontare, perché se no parliamo di un'azienda che ha avuto un po' dei riscontri internazionali notevoli. Abbiamo avuto con dei vini dei risultati eccezionali, tre medaglie d'argento a concorsi mondiali, sei medaglie di bronzo, siamo stati classificati la numero uno del Lazio, insomma abbiamo un sacco di cose da raccontare. Abbiamo dei vini che sono sulla maggior parte una grande ristorazione, che ci permette di farci sentire un pochino importanti, anche se in effetti non lo siamo, però insomma fa sempre piacere sapere un nostro prodotto è un po' sulla bocca di tutti e tutti quanti lo cercano perché piace. Sicuramente abbiamo una identità anche dell'azienda. Tu quanto è che l'ha fondata questa realtà? Questa azienda l'ho acquistata io nell'87 dalla famiglia Bottai, perché era la casa di Bottai originariamente. È stata la casa di Orson Welles, la casa di Tyrone Power. Dunque c'è anche una storia anche nella struttura. Sì, sì. Era l'abitazione, era un casale abitato tutta gente importante. Si è rovinata quando poi sono arrivato io. Insomma, prima si è rovinata quando sei nato tu, perché sì, l'hai portata più su di quello. Gli ha dato un gente importante, sono arrivato io a coltivare la terra, non è che era una cosa molto... Beh, un contadino, voglio dire, ragazzi, senza di quelli... Questo è proprio un burino di quelli veri, originali. un burino con la B maiuscola. Sì. Che non manca proprio di raccontarlo. Manca, no. Senti, intanto, che tipo di terra si trova nella... Beh, siamo fortunati perché abbiamo i terreni che sono lì, sono tutti di origine vulcanica, e questo è molto importante perché sono molto ricchi di sostanze organiche importanti. Insomma. Certo. Questo ci permette di essere bravi, ma bravi soltanto perché la natura ci dà molto, in effetti. Insomma. Poi facciamo l'invecchiamento dei vini, dove abbiamo una grotta molto lunga, dove adesso, al momento abbiamo qualcosa di 240.000 bottiglie in affinamento, che è uno spettacolo soltanto vederle, insomma. Quella famosa galleria che scende sotto, no, che ha detto... No. Quante sono le bottiglie lì? 240.000 bottiglie. Porca miseria. Di varie annate. Mi levi una curiosità che io ho sempre tenuto in maniera... Ma... È vero che il vino poi dopo tanti anni non è più degustabile, oppure è una grossa fesseria? No, certo, come tutte le cose ha un ciclo. Ha un ciclo, sì, certo. Soltanto che ho fatto capire a tanta gente che non è vero che i bianchi durano 2 o 3 anni o 4 anni massimo. Che noi abbiamo vini che sono nella grande ristorazione, vendemmie che hanno 24-25 anni e che se le vendono per loro fortuna a dei prezzi molto... Competitivi? Molto importanti, molto importanti. Sì. Fanno la felicità di tutti quanti, decisamente. Fanno la felicità di chi le beve, fanno la felicità anche di chi la nostra felicità, perché sapere che un vino così a pregio piace, fa molto piacere. Senti, tu mi hai detto che nella tua realtà fai anche, ma ricevi anche dei gruppi, fai dei matrimoni, sì, fai degli eventi. Noi facciamo anche, diciamo, molti gruppi di stranieri per degustazioni, per fare dei ricevimenti. Facciamo matrimoni, crisi, un po' di tutto, insomma. Ecco, non manca l'idea, diciamo, per creare una... Se vi fa piacere, fatemi una passeggiatina, a trovare, perché vale veramente comincerà il sottoscritto, sicuramente. Intanto, per il momento, io vorrei ringraziarti di essere stato qua, ma dimmi, dai il tuo sito web... Racconta poi i tuoi contatti. I miei contatti può vederli su www.casalpilozzo.it. Molto semplice, Maria Grazia, tu ne dici? Non è una cosa complicata, le cose le abbiamo sempre fatte molto semplici. Quello... Io dico che sicuramente ti vengo a trovare per la degustazione dei tuoi vini. Ah, certo. C'è sempre una bottiglia da aprire in ogni momento. Ah, noi siamo così. Allora, con il nostro amico Antonio, che ringraziamo, intanto Veronica Perseo, l'estate addosso. Svegliarmi con addosso il tuo profumo e l'odore del mare, e mentre il sole brucia la mia pelle sa di fuoco, tequila e limone, le tue labbra sono sale, ho voglia di partire.
partire senza destinazione, soltanto con la mente fare un tuffo sotto il sole, un posto nel cuore, guardarti per ore va bene così. Voglio sentire l'estate addosso, nuotare in mezzo alle onde del mare, se voglio partire, scappare, sbagliare, che male c'è? Vorrei vedere tutti i posti del mondo e poter fermare il tempo per ballare guardando il tramonto, soltanto io e te, è una musica che suona. Finalmente sabato sera, stanotte c'è una bella atmosfera, segui il tempo, stai con me e lascia il bicchiere. E bentornati, bentornati l'estate addosso, abbiamo straballato qui con Maria Grazia che ci ha ripreso, mi raccomando, e dall'altra parte abbiamo Bianca Trusiani, general manager, fa tutto lei, il turismo è lei, e adesso proviamo a chiamare il direttore mega galattico, Vincenzo Di Guida, che è l'unico che può chiudere la serata insieme appunto a Bianca. Che tu Bianca intanto... Trompettate un altro po'. Maria Grazia, scusami Bianca, fai la somma della tua serata, come ti è passata? È stata una serata fantastica, intanto eravamo in tanti, un po' con le mascherine, un po' col distanziamento, siamo stati bravissimi, come dice la legge. Abbiamo parlato di tante località nel Lazio, molto interessanti, dove ci può essere sia un turismo... Di prossimità, ma anche un turismo che viene da un pochino più lontano, no? Da altre regioni che potrebbero venire per un po' di giorni. È stato molto interessante anche le maschere veneziane, abbiamo scoperto la storia, andare a trovare un qualcosa di diverso e comunque di unico. L'unicità come i vini che abbiamo sentito poc'anzi, i vini laziali che spesso vengono snobbati e che invece nel mondo vengono pluripremiati. Questa è una cosa molto importante da poter dire, raccontare ancora. Raccontare. E poi c'è stato wow con Little Tony, che è un mio compaesano, ma è anche di San Marino. Ecco, vogliamo dirla tutta, insomma. Allora bisogna tutta. Ringraziare Luigi Mosello, che ovviamente... Vedi? Certo, andiamo, qui la musica. Io intanto sto provando a chiamare il direttore megagalattico Vincenzo Di Guida. E poi qui abbiamo la Maria Grazia, con la quale siamo diventate amiche, ormai andiamo in una sintonia perfetta, andiamo... In perfetta sintonia. Andiamo, però, che c'è sempre il cieco Gaudenzio. Sì, ma è soltanto che lui non pedala. No, lui è sempre un zaino trasportato o mutanda trasportata dalla bipede. Vabbè, questo non è che va
tanto bene. E gli abbiamo anche ordinato delle mascherine ad hoc. Certamente, lui è l'unico che porta sempre la mascherina, in ogni caso, in ogni situazione. Ogni tanto la presta anche a me perché me lo ascolto. Abbiamo parlato anche delle maschere a forma di chiappe. No, vabbè, quella ne hai parlato tu, noi siamo delle signore, cerchiamo No, perché cercavamo per qualcuno che hanno che e ha la faccia. Poi mi hai fatto ballare e riprendere. Come no? Io come che sono una personcina seria, mi hai fatto fare tutto questo. Non era il caso. No. Sembro quasi un agente di viaggio. Maschera a forma di chiappa, ma esistevano le labbra a culo di gallina. Questa, io penso che questa puntata andrà negli albori proprio, no? La puntata number one di quelle, no? Di quelle non ne possiamo più, abbiate pazienza, siamo quasi arrivati. Goderecce, perché dobbiamo goderci la vita, perché l'abbiamo sicuramente ormai strarischiata e continuiamo a rischiarla, ma ce la dobbiamo godere giorno per giorno fino alla fine, diceva. Io quello, guarda, non posso dire tanto lo sanno tutti, anche con grande rispetto della vita, ecco, certo, come tutti. Certo. Rispetto, prendersi, essere seri, prendersi sul serio, non troppo essere seri, allora, non prendersi sul serio, divertiamoci allora. Lo facciamo direttamente tutti e tre insieme, siamo per lanciare la sigla. Allora, al mio tre diamo appuntamento al prossimo mercoledì tutti quanti insieme. Allora, 1, 2, 3, sigla! Sigla! Hai ascoltato Radio Vacanze, un programma ideato e condotto da Gianluigi Leoni a cura della Viaggio e Vedo, che vi dà appuntamento a mercoledì prossimo su www.radiovacanze.com.